La pioggia non ha rovinato la festa dell'inaugurazione in piazza Plebiscito di Futuro Remoto 2017. La 31ª edizione della festa di scienza, tecnologia, innovazione, arte e cultura sarà nel segno delle connessioni, tema scelto per quest'anno e sarà accessibile fino a domenica 28 maggio nel cuore della città partenopea. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione sia del sindaco napoletano Luigi De Magistris che del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, affiancati tra gli altri dai rettori delle università campane e da Vincenzo Lipardi, segretario generale di Città della Scienza. Alle 10 di mattina della giornata inaugurale, la piazza era piena di ragazzi di scuole elementari, medie e superiori, pronti a farsi affascinare e trasportare da esperimenti, scoperte e nuove tecnologie. Portare Futuro Remoto in piazza è una buona cosa perché consente ai ricercatori precari, a chi chiede lavoro con la ricerca, di poter manifestare e segnalare il disappunto nei confronti di un paese che non investe adeguatamente sulla ricerca. È un luogo in cui mostrare anche le eccellenze di Napoli e della Campania, perché qua ci sono le scuole, le università, c'è comunque delle punte di eccellenza della nostra città. E poi io sono sempre per i luoghi aperti, credo che questa piazza sta diventando un luogo in cui si ospitano eventi importanti, e Futuro Remoto in piazza è un'altra cosa, perché significa appunto stare tutti insieme a sottolineare l'importanza della scuola, dell'università e della ricerca. Poi dopo tanto tempo di gelo c'è stata la stretta di mano col Presidente della Regione, che mi sembra un fatto positivo. Vuol dire poco, ma può dire anche tanto. Io sono, come ho dimostrato in questi anni, sempre per la cooperazione istituzionale. Col governo sta andando molto bene, la sentenza del Consiglio di Stato aiuta, adesso buoni segnali sul Collana e sui Bros. Se viene un segnale anche sui trasporti, credo anche che con la Regione si può instaurare un rapporto di cooperazione istituzionale molto positivo.